Mi piacerebbe raccontare i miei inizi in una maniera abbastanza pittoresca. E, non so, ho avuto un'illuminazione improvvisa durante un viaggio sulla via della seta, non so, in un, durante una tempesta magnetica al Polo. Invece, no, è successo banalmente perché mi piaceva disegnare. Oltretutto, io avevo intrapreso una. una una direzione che era assolutamente lontana dal disegno, però a un certo punto mi sono accorto che era sbagliata e ho rettificato la marcia e ho cominciato come si comincia nella maniera più banale, mi è stato offerto di fare dei disegni, li ho fatti vedere. La scelta dell'avventura per chi disegna eh, fumetti è, è abbastanza ovvia, l'avventura è un campo smisurato in cui si possono fare gli incontri eh, più, più svariati, quindi più interessanti. Eh, a me è sempre molto piaciuto come scelta personale eh, poter lavorare su dei soggetti vari. È una delle ragioni per cui non ho scelto di, di identificarmi con un personaggio. La distinzione così netta tra, tra fumetto e illustrazione non, eh, non, non, non l'ho mai considerata eh, molto valida. Io trovo che quando uno eh, disegna, fa il nostro lavoro, in fondo deve anche molto contare sulla sua approvazione personale. Eh, C'è stato qualcuno che ha detto che il rapporto ideale per uno che, che disegna i fumetti è di, di trovare un editore che sia estremamente comprensivo estremamente gentile, estremamente ricco no? e con queste premesse penso che si possa lavorare bene, solo che non sempre si verificano. Eh. Il fumetto per me è stato un po' una scoperta. Facevo le fiabe Sì, sì, io ho fatto anche Capuccetto Rosso. adesso sembra un po' strano, ma è così, io mi sono lavorato in architettura. Non ho mai fatto l'architetto. E... Ho voluto sempre disegnare. E anche qui ho avuto fortuna, perché così ho intensificato la pubblicità e solo parecchio dopo, insomma, cioè avevo 32 anni per la precisione, mi si è presentata un'occasione anche qui è stata fortunata, cioè l'uscita della rivista Linus. E Linus è... continua ancora a uscire. Purtroppo per me, però è non pubblica più fumetti di quelli che piacciono a me. Eh, io quindi mi sono sempre tenuto un po' fuori dalla vera avventura, cioè l'avventura di Tex, eh, che, che come si sa è un'avventura di grande successo western, e qui il fumetto ha eh, ancora abbastanza fortuna. Cioè, Continuano a uscire le pubblicazioni di Tex o di Dylan Dog, quelle poliziesche. Beh, ecco, personalmente questo genere non è mai stato il mio vero genere. Io non ho mai disegnato un cowboy, non ho mai disegnato un indiano. E, però mh, storie poliziesche ne ho fatte diverse. Sì, sì, quelle sì. Come. Anche di fantascienza, e insomma, quindi io ho, ho fatto un po' tutte le esperienze che fa un disegnatore di fumetti, e senza distinzione. Il mio personaggio più conosciuto insomma, è Valentina, vero? E che forse io, senza volerlo, ma le ho dato una caratteristica tale, non so, ai. Capelli eh, pettinati sempre nello stesso modo, corti, neri. Eh. La testa di Valentina direi che è abbastanza inconfondibile. Insomma. adesso mi rendo conto che questa notorietà di Valentina è anche dovuta a, ai suoi capelli. Il giornalino è nato nel 1924, è la più antica testata del gruppo della San Paolo. più vecchio di famiglia cristiana, ma gode ancora buona salute, ero giovane, appena laureato, appena prete, e mi hanno messo la redazione romana proprio del giornalino, il momento in cui il Vittorioso, altra gloriosa testata italiana, chiudeva. E il giornalino si trovava in un momento di rilancio, nel 68 è venuto a Milano, anno fatidico, 68, Famiglia Cristiana aveva aperto le sue grandi redazioni qui a Milano e anche il giornale dei più piccoli è stato trasferito nel contesto. Io ho occupato la redazione romana e ho conosciuto per mia fortuna grandi disegnatori che mi hanno fatto la vera scuola del fumetto. Allora ho imparato sign che significa raccontare ai ragazzi, raccontare ai ragazzi per immagine e raccontare cosa? Raccontare le storie della vita ma anche le storie del passato, anche la letteratura anche l'avventura e i drammi dell'uomo ieri e oggi. Eh, spiegare agli insegnanti che il fumetto è stato inventato nelle grotte di Altamira, è stata una delle prime espressioni dell'uomo preistorico, che la colonna traiana è un fumetto perché descrive le battaglie romane, che gli affreschi di Giotto della Basilica di Assisi sono un fumetto, quando ho cominciato a spiegare questo ho cominciato a spiegare l'impegno anche del giornalino. Non significa eh, ridurre l'immaginazione o la capacità di lettura dei ragazzi attraverso il fumetto, semmai cambia il modo, il linguaggio. Se un gladiatore romano entra nel Colosseo e grida a morte i cristiani, io in un quadretto solo, in un fumetto solo, ho detto un pezzo di storia di Roma. Ho detto che cos'è il Colosseo, ho detto che cosa sono i cristiani. E ho ambientato storicamente in un eh, monumento, ormai famosissimo, eh, la storia che sto raccontando, quindi una sintesi di comunicazioni di grande qualità. Per fare questo, ovviamente, occorreva dei buoni scrittori, occorrevano e soprattutto dei buoni disegnatori, che in Italia per fortuna non sono mai mancati. Io nel fare questi disegni a fumetti sono stato influenzato molto dal cinema, perché in realtà a me interessava soprattutto la, il montaggio, quindi avevo una mentalità un po' cinematografica, insomma, e cioè trattavo i disegni come se fossero fotografie, insomma, eh, che venivano montate. Insomma, in sequenze, insomma, quindi ecco che adopero appunto dei termini cinematografici. Che trovo che da qualsiasi cosa si possa ricavare qualche suggerimento eh, valido. Mi piace molto il cinema giapponese di qualche anno fa che faceva delle Kurochawa. Ecco. <laughs> <sussurra> <laughs> Perché Kurosawa tra l'altro era, era come Eisenstein, erano disegnatori, cioè facevano delle sceneggiature disegnate e si vede, no? Io, ripeto, sono stato influenzato molto dal cinema. Per esempio, non so, io ero appassionatissimo dei film di Eisenstein. Non solo un regista di persone, di attori, Direi anzi che gli attori avevano poca importanza nei film di Eisenstein, ma soprattutto il montaggio e le immagini che lui riprendeva. Ma io spero che, che un regista come Eisenstein sia guardato ancora, perlomeno nelle Cinetech. Il cinema copia dei fumetti idee, tante idee, e il fumetto deve imparare forse un po' di più ehm, la capacità di inquadratura, di luci, di colore eh, insomma è una, un bel camminare insieme tra il cinema e il fumetto che vivano tutti e due penso che il, nonostante ci sia una forte resistenza da parte dei, dei disegnatori come me delle generazioni diciamo è ormai stagionate chiamiamole così <ride> e Prima o poi si debba fare i conti con queste tecniche, perché la tecnica non si ferma. Ma io penso che dovremmo fare i conti e può darci magari che, se non noi, quelli che ci seguiranno, ne possano, venire, ne possano ricavare delle cose eh, vedibili. È una fila continua al giornalino per chi vuole disegnare e inventare storie a fumetti. Confondendo spesso la vignetta con lo spot pubblicitario, ehm, il fumetto è un'altra cosa. Però ci sono delle scuole che ogni tanto mandano delle persone, le guardiamo, ad alcune diamo opportunità. L'ultima che ha offerto il giornalino è stata due ragazze, sono poche ragazze che disegnano i fumetti, non sono moltissime, che vengono fuori dalla scuola di fumetto, abbiamo fatto fare una prova, l'abbiamo messo sotto la guida di un nostro esperto. E stanno traducendo a fumetti su testi di Pagot, un cartone animato interessante per certi aspetti perché è un racconto della vita di Gesù ambientato durante le persecuzioni a Roma. La serie si chiama I messaggeri coraggiosi, però queste due ragazze hanno capito che questo hobby iniziale diventa un lavoro, è un lavoro creativo serio e se resisteranno il posto se lo troveranno. Ovviamente bisogna essere molto tenaci perché è faticoso passare 8-10 ore al tavolo su un foglio bianco, farla diventare una realtà vivente e piena di fantasia. Bisogna avere certamente talento per diventare grandi, ma esiste la scuola, esiste la preparazione che è fatta di cultura generale. Quindi bisogna fare studiare e leggere, leggere e guardare molto. Rubare molto al cinema perché il cinema ruba molto al fumetto. Uh, i grandi autori, osservarli, studiarli e disegnare, 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 cioè scrivere, scrivere, scrivere. Io insisto per indirizzare chi pensa di disegnare bene verso l'illustrazione, perché l'illustrazione non morirà mai. Insomma. Eh, a parità di, di, diciamo di, 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 di bravura grafica. Io sono convinto che due di due disegnatori, entrambi bravi, eh, avrà sempre maggiori possibilità di lavoro e di cosa quello che sa di più. Insomma, sapere è importantissimo. Perché vedo che certi ragazzi tendono magari a voler entrare subito in questo mondo di fumetti tralasciando gli studi. Non lo facciano. Lasciate stare la cosa dell'artista. Il, il fumetto è un lavoro artigianale molto pesante che in alcuni casi, se viene ben fatto, può garantire anche una vita decorosa.